causa. Per gli stessi motivi, dice Sindaco, perché hai detto tu, come hai detto tu che non hai ritorno al letto d'aristo perché mi siedo in un'altra zona, allo stesso modo non ho ritorno al letto d'aristo qui. Quindi i miei sono, come dire, dei chiarimenti, delle ricerche di chiarimenti riguardo ad una procedura che ha visto degli sussurri di vicende. E siccome non è stato fatto cenno a queste vicende, a questi passaggi, né da parte del sindaco né da parte del vice sindaco, mi permetto di chiamarmi io, ma solo per ad onore della chiarezza e della trasparenza. Prendo spazio. Potassi pure che, ripeto, le mie siano delle presunzioni, ma siccome io, come dire, vedo la successione temporale degli eventi, potassi pure che sbaglio, per carità, io vorrei trovare una risposta a queste mie supposizioni. Allora, il 17 gennaio del 2013 nel Consiglio Comunale, il sottoscritto, a quando si approvava il regolamento per i controlli interni, ha detto, rischiamo con questo regolamento tutti noi che questo regolamento faccia la stessa, abbia lo stesso destino di tutti gli altri regolamenti. Si fanno perché si devono fare, ma in più delle volte non si dà anche attuazione a quei regolamenti. Ho fatto riferimento in particolare alla cronaca passata e alla cronaca recente, se il segretario ricorda e se il primo segretario ricorda. Riguardo alla cronaca recente, ma visto che non era all'ordine del giorno, sono stato subito stoppato, giustamente, perché non era all'ordine del giorno all'argomento. Ho fatto riferimento a questa, ma solo riferimento, senza fare alcun riferimento, ho fatto riferimento alla faccenda senza fare riferimento alla persona coinvolta. Non c'era una strumentalizzazione allora, non ci sono strumentalizzazioni adesso. Bene, dal 17 gennaio è partito da parte del sindaco una richiesta alla Corte dei Conti, di cui ho fatto richiesta legittima, e questa nel deliberato della Corte dei Conti, che arrivava a dire con il protocollo 13 febbraio 2013, si diceva semplicemente che per alcune figure professionali, tra cui quella della dottoressa Tanzarello, si doveva fare riferimento alla spesa sostenuta nel 2009 per le stesse figure professionali. Siccome nel 2009 c'è stata una spesa che leggo testualmente quanto deliberato dal Comune del Monte del Conte, siccome nel 2009 c'è stata una spesa per le stesse figure di 24.000 euro, è di 24.000 euro nel 2009. Nel 2013 si doveva spendere il 50%, cioè 12.000 euro. Credo che con questa limitazione che viene sancita dalla Corte dei Conti si pongano dei paletti alla procedura. Io non sono avvezzo a queste procedure, a questi termini, alla materia giuridica, ma ma chiedo con forza che per me è anche la parola di Mancino, o che c'è la cifra di 12.000 euro in ente è stata superata per altre figure professionali, dando il caso ad altre figure professionali dello stesso tipo di quelle che sono menzionate nel diritto della Corte dei Conti, a cui fa riferimento la Corte dei Conti. Questo 13 febbraio 2013, subito dopo, 3-4 giorni, 5, non mi fare niente data esatta, viene chiesto un parere all'avvocato Quinto, un parere pro veritate all'avvocato Quinto, di cui anche questo acquisito lecitamente, con una richiesta lecitamente. Ho fatto richiesta a te, scusiamoci per il posto. Io il parere dell'avvocato Quinto è arrivato il 17 febbraio, è arrivato fax
anticipata di alzarsi. Io adesso mi rivolgo al segretario, perché qui pongo in essere tutti i miei limiti in materia giuridica. Io non ci ho capito nulla, anche in termini di italiano, perché sarà il vostro modo di argomentare, ma accetto probabilmente perché non conosco tutti i passaggi precedenti il fatto di cantare, probabilmente dipendenti da quello, probabilmente sicuramente dipendenti della mia generazione di materia giuridica. Ma non soltanto in materia giuridica, perché ripeto, ci sono degli altri. Poi che continui,
che da quel che so io mi pare che il caso è andato da qui. Quindi parliamo dello stesso avvocato a cui è stato chiesto un parere anche da parte del Comune di Lecce. In quel contesto, in quel contesto l'avvocato si è spesso negativamente, si sarebbe spesso negativamente riguardo a questo passaggio dal rapporto di lavoro a tempo determinato al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Prova è il fatto che la dirigente, rivolgendosi al legale dell'assistente sociale in quell'altro comune, ha detto: guarda, non puoi chiedere questo perché non è possibile, giuridicamente non è possibile. Il contenuto è questo, parla più del governo. A cui faceva riferimento il vice sindaco, e che giustamente hanno maturato la figura professionale nel corso degli anni, stessa richiesta è stata fatta anche da quelli che faceva riferimento lui, stessa richiesta è stata fatta, che era la stessa legale, è stata fatta in quell'altro comune. Domanda: erano contributi che sarebbero state molto più richieste, ma poi sarebbero stati riconosciuti dalla magistratura? Primo così. Fatto sta comunque che alla resa dei fatti, in quel comune l'assistente sociale ha rinunciato a quella procedura, ha rinunciato alla richiesta dei contributi ed è stato fatto un contratto in deroga, 5-6 mesi, quello che la legge consente, adesso è stato fatto il 31 dicembre, per cui ci si è fermati lì, a quella data. Per cui comunque cioè, ci sono questi quesiti che come dire sono, credo che qualsiasi persona con un po' di logica fare, visto che sono due situazioni simili, tra l'altro la stessa figura professionale, la figura professionale di quel comune vanta, da quel che ne so io, da quel che mi stato riferito, un servizio, un tempo di servizio molto maggiore rispetto, o meglio, maggiore rispetto a quello di cui stiamo parlando della figura professionale di Lecce. Un'altra cosa che volevo dire, di solito ci si affida al parere dell'avvocato Pinto quando si vuole sostenere, quando non si vogliono correre rischi sui desideri dell'amministrazione. Ed è giusto che sia così, per carità, no? Perché è un giurista di fatto. Mi chiedo, ed è un altro dubbio che mi viene, ma questo senza mettere in discussione la professionalità del legale a cui faccio riferimento adesso, è inteso, però per esempio obiettivamente parlando io non posso stare allo stesso livello del presidente dell'ARC che viene con l'Ucraina, no, come Emilio Bombardier, faccio un nome a caso, ok? Purtroppo c'è una gerarchia, c'è un livello di preparazione a cui obiettivamente è quello che è, okay. Come mai in quel contesto non è stato fatto chiesto in quel contesto, in quella tappa dell'iter giuridico, un parere proprio dell'avvocato Pinto ed è stato chiesto il parere di un legale, di un altro legale, senza mettere in discussione la professionalità dell'uno e dell'altro, di quello a cui ci si è rivolto. Questi sono i dubbi che spero ci sia una risposta stasera. Ma ripeto, senza mettere in discussione la professionalità delle figure che stiamo ridimensionando. Qui stiamo facendo riferimento all'iter. Se voi mi dite che c'era la volontà politica di portare, è un'aspettativa, in questo periodo di crisi, chi disdegna di fare riferimento a tutto quanto può per essere stabilizzata? Io faccio semplicemente.
ma probabilmente in banda, probabilmente in banda ad alcune norme. Probabilmente. Io faccio riferimento alla, come dire, faccio un paragone, come lo faccio io, lo potevo fare comunque, conoscendo un po' di documentazione, ovvero l'iter, le carte, come dire, le svolte, che ci sono succedute in questo frangente temporale. Io volevo soltanto dire come Presidente del Consiglio, cioè questa situazione non mi piace, non perché non si ha il diritto di fare interpellanze eccetera, forse ha ragione anche l'avvocato che dovevi anche argomentare meglio, ma la forma mentis di un medico come noi è completamente diversa dalla forma mentis degli avvocati. Ora mi pare che giustamente ti sta incrinando anche ciò che è l'intelligenza degli avvocati, cioè io questa cosa qua sulla professionalità, dire e non dire, per me io sono assolutamente contrario a certe affermazioni che hai fatto, pur rimanendo d'accordo sul fatto che tu hai diritto a fare l'interpellanza, però andare a mettere del torbido anche sui professionisti che non che hanno una mentalità diversa dalla nostra, una forma mentis completamente diversa, perché io ho parenti, anche avvocati, quando discuto hanno una visione diversa dalla mia, che sono uno che ha una visione dicotomica, c'ho sto problema, sto sintomo, devo capire la malattia. La loro forma mentis è completamente diversa. Allora, forse i toni devono essere un po' delicatamente abbassati, dolce, cioè non mi piace questo tipo di... avvocati che farebbero dei pareri opportuni, non mi piace, e quella risposta sua poi, a me personalmente non piace, allora, è un parere mio. Allora io sono del parere che qui non dobbiamo fare un dialogo, ho il diritto di fare un dialogo, qui non dobbiamo fare un dialogo, qui io ho posto dei punti, leggendo la documentazione, ho fatto alcune premesse, non per buttarmi avanti per non vedere indietro, ho fatto e non è per ipocrisia, lo fa anche per il rispetto, perché ognuno c'è il suo campo di competenza. Io chiedo soltanto delle delucidazioni. Su questo credo che non ci azzecca le tue previsioni, perché io ho fatto le mie dovute necessarie premesse. Lungi da me da mettere in dubbio la professionalità di altre figure. Presidente, ci figuriamoci. Dice diverso.
non può considerarsi dall'esame degli atti l'argomento in questione riveli un potenziale pervicace intento perseguito dai funzionari istruttori di realizzare un diciamo, interesse oggettivo ed obiettivo della pubblica amministrazione. Da loro rappresentata bensì una inconsapevole condotta meglio ravvisabile della mera costituzione di un'aspettativa giuridica. Voi avete qualche cosa, signor Consigliere Vocale? Oh no, l'avvocato Mancini. Dottore Volpi, no, dottore Riposo, dottore Passo, molto probabilmente non negabile, scusate, di questo. Ma il dottore Volpi è uscito da scuola. Ma spero, non è finito, signor Consigliere Vocale, le cose più durate. Ulteriormente nel dibattito delle vittorie adottate e revocate e quelle preliminari alla definizione si ricavano per Tavolas. Ci scrive, come è Yeah.
stato chiuso. Deve parlare il segretario. No, come mai non le dicono queste cose? Le dicono a tutti, ma le dicono queste cose. Eppure, sono così. Che ci siano dei
inquietanti che ogni giorno stiano cercando di fare del loro meglio per... No, 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 è bene che si sappia, anche per la mia onorabilità, io ancora non ho fatto alcuna querela, però abbiamo avuto tutto il top, perché io ci passo sopra le vicende. Però, dottore, io le volevo dire una cosa a proposito di questo problema. Il problema è stato preso con la dovuta serietà dall'avvocato Mancini, il quale, quando si è ritrovato, perché giustamente il sindaco e il vice sindaco, neanche loro come lei hanno delle competenze giuridiche specifiche, giusto? E quindi hanno detto ci affidiamo alle persone che maggiormente ci possono dare una mano. E in questo caso chi erano queste persone? Erano l'avvocato Mancini, che all'interno della giunta è un avvocato stimatissimo, e per quanto mi riguarda io sono un segretario che ha fatto un sacco di anni sui libri, ha studiato e sono 35 anni che faccio questo mestiere. Mi sta seguendo? Mi seguo ulteriormente per un'altra vicenda. La questione della pubblica amministrazione segue un'ottica, scusate, seguitemi perché è importante, è una cosa molto serena. C'è un principio di continuità nell'azione amministrativa, è stato richiamato in tante occasioni. L'assistente sociale, senza ripetere di chi si tratta o di chi non si tratta, praticamente in forme diverse e con modalità diverse è stata ritenuta professionalmente all'altezza della situazione con atti diversi nell'arco di un tempo molto lungo. Questo si chiama principio, al di là dello scomodare il problema dei precari, che è un problema che lei sa essere molto grave, il problema è un altro, il principio di continuità amministrativa è stato preso a base affinché si facesse poi, no, non mi faccia quella faccia, non si dispiace, non si dispiace, anche io non faccio facce, io sto parlando con molta serietà, perché sono un professionista, fino adesso non ho deciso di intraprendere iniziative, però sono stato io in procura personalmente per quanto riguarda l'elencazione di tutti gli atti, perché io della procura non ho paura, la notte dormo tranquillo, non so se avrà paura qualcun altro, ma non penso, perché qua si tratta di situazioni che con le procure non hanno nulla a che vedere, quindi le procure le abbiamo proprio davanti, perché le questioni amministrative con le procure non hanno niente a che vedere. Lei ha detto abbiamo prima acquisito un primo parere, poi ne abbiamo acquisito un altro. Il primo parere è stato acquisito proprio perché alla scadenza dei 3 anni del contratto a tempo determinato si riteneva di capire come si sarebbe dovuto proseguire il processo che era stato acclarato in una delibera che, se non sbaglio, ha avuto anche il suo assenso a suo tempo, che è quello della previsione della stabilizzazione futura della dottoressa in questione all'interno del cammino che è stato intrapreso e che ha riguardato il contratto a tempo determinato, i famosi 3 anni, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Quindi alla scadenza, molto prima della scadenza, l'interessata ha proposto a questo ente un tentativo obbligatorio. Ebbene, se ce ne dobbiamo dire le cose, bene che ce le diciamo, perché altrimenti rimaniamo così, ce ne usciamo di qua con un'idea un po' più serena. È stato proposto un tentativo obbligatorio di conciliazione che la legge prevede quando una persona si ritrova con un contratto in scadenza di 36 mesi, oltre alle collaborazioni, oltre agli ulteriori precedenti incarichi, si ritiene in una situazione di incertezza. Allora è stato proposto questo tentativo, il Comune ha aderito a questo tentativo, non soltanto ha aderito, ma proprio per essere precisi, l'avvocato Mancini, credo di non sbagliare quando lo dico, unitamente al sottoscritto, hanno ritenuto opportuno acquisire un parere proprio perché si trattava di una procedura nuova per noi, perché non c'è mai stata questa procedura. Come ha detto prima il vice sindaco, le stabilizzazioni qui sono avvenute, nessuno ha avuto mai nulla da ridire, con tutte le situazioni fino all'ultima che hanno riguardato Nicola Leo e Rinaldo Pizzini. Quindi qui gli stabilizzati, per grazia di Dio, non siamo come in Sicilia o in Campania, ce ne sono milioni, abbiamo un'unica situazione che sarebbe poi in teoria questa, gli altri sono stati stabilizzati tutti. Credo che nessuno abbia avuto modo di ridire, no, su questo. Ora, questo parere è stato acquisito e il parere ci ha confortato nella decisione di andare davanti al collegio di conciliazione e di aderire al tentativo di conciliazione.
preciso e dettagliato, ha detto una frase che mi colpisce. Mi ha detto: ma da cosa può derivare il fatto? Ma siete proprio sicuri che c'erano 110.000 euro? Cioè, mi sembra che lei sia così ben informato da essere convinto che le informazioni non le prende da se stesso. Glielo devo dire con precisione e con durezza, perché 110.000 euro, dice, ma siete proprio sicuri? No, 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 lasci perdere che ci siete, però qui stiamo parlando di amministrativo, perché quando ci si ritrova con la Procura della Repubblica, si parla di amministrativo, la Procura si parla di penale, giusto? Le procure combattono i reati. Io non so chi abbia fatto l'esposto, per quanto riguarda la Corte dei Conti l'ha fatto lei perché è firmato, solo che c'è un addendo finale, glielo ricorderò, perché probabilmente il foglio finale che mi hanno mandato me l'hanno mandato per errore, però poi vi racconto anche questa, così gli dico qual era lo spirito con cui lei ha scritto alla Corte dei Conti, no? Sì, per trasparenza, devono sapere tutti, ed è nel suo diritto fare l'esposto alla Corte dei Conti, però l'ultima pagina non con lì, ma probabilmente è stata attaccata perché lei fa un riferimento che non è attinente al discorso contabile. Prima chiudo molto facilmente: il parere acquisito ha ritenuto il comune di aderire al tentativo obbligatorio di conciliazione, prevedendo a seguito di questo tentativo, c'è un parere scritto di un legale che fino a prova contraria lei temo che abbia delle preclusioni nei confronti anche dei legali. Non ha preclusione, quindi dipende dai legali. La prossima volta che faremo una cosa ci dice quale legale ci dobbiamo rivolgere, noi ci rivolgeremo. Comunque, il legale di cui stiamo parlando, che godeva della fiducia dell'amministrazione, perché io faccio il segretario particolare suo, ma faccio il segretario di un'amministrazione, se lei stesse all'amministrazione farei la stessa cosa, perché io sono stato con centinaia di amministrazioni. Fermo restando, se lei stesse all'amministrazione, sarei il segretario dell'amministrazione, non del dottore o del vice sindaco o dell'avvocato. Abbiamo discusso di un problema di questo tipo. L'acquisizione del parere legale dell'avvocato del foro dei plenzi Alfredo Rosso ha portato alle conseguenze di dire: guardate che nella condizione in cui si trova il soggetto interessato e tenuto conto del danno, lì sì era reale, nel caso in cui, anche se non fossero state 100.000, fossero state 80.000 o 70.000 euro, conciliate. E la conciliazione è un procedimento che è stato fatto non dall'amministrazione, ma da un collegio provinciale, che si chiama collegio provinciale di conciliazione, che è arrivata alla determinazione per cui le due parti si sono incontrate, una rinunciando a qualcosa e l'altra riconoscendo che in cambio, perché di questo si tratta, in cambio di questa rinuncia si procedeva a completare il processo di stabilizzazione. Ma lei mi insegna che il processo di stabilizzazione, una volta che è stato acclarato da quella famigerata, perché tenga conto che la procura ci ha chiesto tutta la documentazione relativamente, guarda caso, alla delibera del 31/12/2012, e noi abbiamo dato ampia documentazione. Io alla procura non ho dato solo quella del 2012, gli ho dato la documentazione a partire dall'anno 2001, da quando cioè è iniziato il rapporto professionale con l'assistente, perché se un giudice penale, di solito di amministrativo, non ci capisce nulla, men che meno gli organi di polizia giudiziaria, quando legge, si legge dalle carte a partire dal 2002, quindi ci vorranno 10 anni di storia per ricostruire la vicenda, che già noi stiamo facendo fatica a ricostruire. Il parere richiesto all'avvocato Quinto è stato sulle modalità concrete che il comune poi doveva utilizzare ai fini dell'effettiva stabilizzazione, e lei sa che ci sono dei passaggi da fare che sono l'inserimento della procedura all'interno del piano triennale, perché poi si tratta di una nuova. Lei mi guarda, non è d'accordo con quello che sto dicendo? Ah, sta ascoltando. Quindi la stabilizzazione di cui ha preso atto la delibera è stata richiamata, quella del 30/12/2012, è stata richiamata poi dalle successive delibere, per le quali si è richiamata la delibera 130, che sarebbe la delibera incriminata, cioè quella per la quale il comune, perché se mi hanno chiesto proprio quella, vuol dire che qualcuno gli ha detto: guardate, che lì c'è il problema. Il problema di questa situazione è data dal 2002, non dal 2012. Il processo di stabilizzazione
poi doveva seguire e sta seguendo un iter che l'avvocato Quinto ci ha ben esplicitato. Dobbiamo andare a prevedere una modifica del piano triennale con l'inserimento, al di là della la procedura della dottoressa, è una procedura legale a sé stante, lei andrà per la sua strada, noi stiamo procedendo perché inseriamo quel posto di assistente sociale all'interno del programma triennale delle assunzioni come stabilizzazione, cioè nel senso che quel posto diventerà e diventa una nuova assunzione. Quindi di questo ho avuto modo di relazionare. E poi c'è da dire un'altra cosa. Lei sta vedendo che la procedura della stabilizzazione sta andando avanti, no? E adesso il governo ha emanato un ulteriore decreto che riguarda l'ulteriore proroga al 31 dicembre dei contratti in essere, giusto? Giusto? Se le dovessi dire il mio parere extra giuridico, oltre che giuridico, io ritengo che quando si creano delle aspettative nei confronti di una persona, chiunque essa sia, naturalmente in questo caso stiamo parlando di persone strane all'ambiente, cioè queste aspettative o le si bloccano in origine oppure poi devono avere delle conseguenze di continuità. Per cui qui stiamo parlando di un servizio essenziale. Il paese vicino di cui lei parlava, io so benissimo di quale paese parla e di chi le ha dato le indicazioni, io so tutto. No, non perché sono un mago, perché so. Allora, tenga presente una cosa, che nel momento in cui noi avessimo la possibilità, siccome la legge, lo Stato si sta lavando un po' le mani procrastinando, c'è stata una grossa manifestazione a Roma, qui c'è un rappresentante di Sinistra Ecologia e Libertà, avendo detto che i precari della pubblica amministrazione non vanno mandati a casa. Quindi mettere queste vicende su uno scivolamento di tipo penale non fa altro che non penalizzare la politica, ma penalizzare le persone. Io credo che lei non voglia fare questo, giusto? Perché lei mi ha sempre detto che la professionalità delle persone non è in discussione, ma non sono i comportamenti. Tra un po' qui di persone non ce ne saranno più. Perché tutte le persone che vengono penalizzate quotidianamente alla fine riterranno opportuno di lasciare campo libero, ma noi non lo faremo mai, perché qui le professionalità vanno valutate sul campo. Non sto facendo discorsi strani, perché se il governo ha prorogato al 31 dicembre ha dato mandato all'ARAN di fare praticamente la stabilizzazione che noi abbiamo fatto di tutta la platea dei lavoratori storici, gli LSU, potrei anche non essere d'accordo, nel senso che qualcuno forse non se la sarebbe neanche meditata, però è stata una scelta. Lo stesso discorso si sta facendo per la figura che la legge considera una figura di carattere essenziale, senza la quale il comune cosa dovrebbe fare il comune? Lei ha fatto riferimento alla spesa delle assunzioni flessibili. Venendo a mancare un assistente sociale, il comune dovrebbe fare subito, perché è indispensabile, una convenzione con un altro assistente sociale. Quindi scorrerebbe la spesa del 2009 secondo la sua logica. Quindi l'unica strada era quella. E lei ha detto che il parere di Quinto è favorevole o sfavorevole. Cioè lei ha detto a me. E il parere di Quinto completa, mi dà l'indicazione per completare il processo di stabilizzazione. Siccome lei ha avuto sempre da dire anche sui pareri dei legali, per la prossima vicenda me lo dica lei che il legale dobbiamo uscire. Perché a questo punto io purtroppo devo dire la verità, lei sta facendo la sua battaglia giusta o non giusta nei confronti dell'amministrazione da cui si sente forse. No, però ovviamente chi ci rimette le penne poi in tutto questo non saranno neanche i politici, ma o i dipendenti o i funzionari. E non mi sembra corretto. Ed è la prima volta che succede, perché in effetti le polemiche ci sono sempre state, ma non hanno mai toccato le persone singole, a meno che non ci fossero degli eventi così clamorosi. Per cui lei si sta mettendo su una china, lei sorride, fa, eccetera. Lei sembra, è successo un fatto simile, ma glielo racconto in chiudo. A San Michele, a San Michele Salentino, dove pure io mi sto recando, il vecchio sindaco è stato denunciato per una vicenda ed è stato, si è presentato come discorso dell'udienza preliminare. Si è venuto un consigliere comunale che ce l'ha a morte con lui, pur non essendo lui più il sindaco, voleva a tutti i costi guardare questo litigio e ha detto no, ma noi non abbiamo nulla.
cioè questo modo di creare i presupposti perché qui ci si scagli vicendevolmente all'interno di questo comune potrebbe nuocere a noi, ma potrebbe nuocere anche agli altri. Chiuso, per me, io quindi non ho più nessuna preoccupazione sulla vicenda. A testa alta sono andato fino a 60 anni e non vedo perché un dottore specialista in radiologia, ma che di amministrativo non capisce un H, deve farmi la lezione facendosi ammaliare da qualche altro personaggio oscuro perché non viene mai alla luce. Faccia venire i suoi esperti alla luce. Li faccia venire. Quindi ritorniamo nell'alveo della correttezza, siamo
tutti i professionisti, chi di mestiere, chi di politica e chi di altro. Quindi, breve, voleva dire solo 2 minuti l'avvocato, perché abbiamo già capito la, più o meno la situazione, poi se vuoi fare 1 minuto, ma per favore niente polemica, cioè se no non ci conosciamo tutti ormai. Prego. Gli
gli stessi avvocati hanno effettivamente dato lo stesso parere, facendo riferimento alle ultime tre finanziarie, hanno esattamente, e non hanno avuto certamente possibilità né l'uno né l'altro di sentirsi, anche perché logicamente ognuno ha operato nella propria indipendenza ideologica, come è giusto che sia. Quindi per ulteriore sicurezza il comune, nella mia persona in questo caso, ha voluto avere un altro parere, ha voluto sentire il parere di un luminare, in questo caso è giusto pure che si usi questo termine, ma mi conforta il fatto che effettivamente i due pareri, sebbene scritti magari in maniera differente, però portavano allo stesso risultato. Bene, riconoscevano il diritto di questa dipendente di essere stabilizzata, perché le devo dire francamente, quando quella, la dottoressa Tanzarello, ha legittimamente notificato quel ricorso al comune, venne sottoscritto prima in quella di persona, cioè dal punto di vista umano, insomma, mi sono posto il problema, detto bene, questa professionalità, questa persona ha svolto per tanti anni un compito abbastanza difficile, abbastanza importante in questo comune, no? E pertanto mi sono anche posto nei suoi panni, cioè ho cercato anche di capire il disagio di una persona di 40 anni che è arrivata a un certo punto della sua vita, era appesa ad un filo, cioè non sapeva cosa doveva accadere del suo impiego. Ecco, perché non... io non capisco la sua logica, cioè lo fa forse per trasparenza, io spero che sia solo per trasparenza, ma per me sarebbe solo trasparenza nel momento in cui si fermasse all'interrogazione, all'interpellanza, nel momento in cui fa illazione, comunque confuta o fa dei paragoni, voglio dire, poco chiari, beh, effettivamente gli animi è normale che si scaldino, credo, poi dipende da ognuno, voglio dire, come reagisce. Guarda, non c'era niente di giustificazione, ho fatto la dovuta prevese, spero che siano state recepite. Certo, sono state recepite. Figuriamoci che arriva un altro problema adesso, chi che sia. Figuriamoci per nessuno, figuriamoci per il due professionale da rispettare. Né tantomeno rinnego o cerco di affossare le aspettative per una stabilizzazione di chiunque in questo periodo. Io lo spero. Spero che sia così, perché non era per me. Io vorrei che tu intervenisse adesso. Legittima aspettativa, non l'ha fatto, non perché certo qualcuno gli ha promesso niente.
sindaco che aveva perso niente, non deve votare né l'assessore Mancini né l'assessore Margherita né Polito, perché fortuna sua vive in un altro comune. Allora, pensando a tutti questi aspetti, mi sono messo nei suoi panni, quindi seguendo un percorso sicuramente legittimo, trasparente, abbiamo cercato di acquisire i pareri, e non le nascondo, abbiamo cercato sempre tenendoci sulla retta via, sempre seguendo la strada della legalità, trovare un modo più breve anche per poterla stabilizzare, per poter anche limitare quel patema d'animo, credo, in cui vive una persona comunque di 40 anni che, sebbene abbia avuto, ma al di là, ora non mi interessa scendere nello specifico, forse mi farà se ne ha di più di porta a me. Quindi, dottore, ecco perché le dico, queste reazioni poi forse sono normali, perché lei prima va, il nemico, secondo me, va, o lo si ammazza o lo si abbraccia, non lo deve ferire, perché nel momento in cui lo ferisce... Devi ammazzare? Ammazzare quelle che... Sì, no, per carità, no. Logicamente è metaforica di quell'espressione, però dico, ecco, lei invece fa, ferisce e poi magari, non so se ritorna sui suoi passi, quindi è naturale, e anche se non lo condivido magari questa reazione colorita magari da parte a volte mia, a volte degli altri, però purtroppo se lei continua a comportarsi in questo modo, io e me penso che in questi anni purtroppo saremo spettatori di altre situazioni del genere. Ma io la inviterei, come tante volte abbiamo fatto, cioè a riconsiderare anche, perché anche dalla sua espressione prima, no? Sì, uccide, vedo che lei è più interessato a uccidere le forze. È più ottimo il suo pensiero. No, io ero un esempio. Il mio era un esempio, a me mi ha insegnato quando metaforicamente parlando. Se lei si fosse fermato, avesse forse invertito il corso degli eventi, quindi prima l'interrogazione, prima l'interpellanza e poi il resto, sarebbe più logico e più accettabile. Non credo. Il ragazzo del consiglio, ma è un consiglio spassionato. Mio padre mi diceva sempre: senti tutti, ma poi senti soltanto un cuore. E suo padre diceva veramente una cosa di e poi può intervenire 5 minuti a cosa di starci gli anni, no? E poi 2 minuti allo signor, ma poi 2 minuti, 2 minuti. Perché poi io uno. Prego. Siccome è stata chiamata più volte una discussione SEL, cioè nonostante qualcuno stia tentando per noi, mettiamo rispetto pure di mettere in discussione il mio ruolo in SEL. Io da quando tengo 18 anni vado alle manifestazioni in piazza, dove al primo punto di tutte le manifestazioni è la stabilizzazione dei precari. Perché l'altro giorno sono andato anche al comune di Sant'Onaci, dove si sta tenendo la campagna elettorale, e anche lì il sindaco, che è di centro-sinistra, ha detto di aver stabilizzato, sempre nei crismi della legge, persone che non erano del posto e che hanno vinto un concorso. Io sono andato lì e ho fatto l'applauso, perché è una cosa giusta e sacrosanta che un lavoratore ha il diritto alla certezza di avere un lavoro. A me più volte hanno indicato questo caso per via generale della dottoressa, però io penso che ognuno è libero di fare quello che vuole, perché se è convinto di una cosa la deve fare, deve andare avanti, poi ci se ne assume le responsabilità. Però penso che un politico che viene poi dalla storia pure, no, del centro-sinistra, che si rifà a determinati principi della politica e della sinistra, le battaglie rispetto a una dipendente o rispetto ai dipendenti in generale possono, secondo il mio modo di vedere, sono sbagliate. E io prendo posizione rispetto a questo, anche rispetto a quando sono successe cose per altri dipendenti. Io mi sono recato dal segretario comunale e ho detto: così non ci si comporta. Poi il segretario mi ha detto:
risposte, ma noi abbiamo avuto una discussione, però sempre nel rispetto delle persone, perché i lavoratori vengono prima e innanzitutto, perché dietro al lavoratore ci sono dei figli, ci sono delle famiglie, ci sono delle incertezze, ci sono delle palpitazioni, ci sono delle angosce, ci sono delle storie di vita. Per cui tu quando vedi una persona non è quella persona, ci sono i problemi, le problematiche, ci sono tanti, c'è la certezza di voler avere un futuro e quindi non vorrei che magari oggi un consigliere di SEL passa perché forse è stato anche travisato anche ciò che tu volevi dire, no? Perché forse è stato magari strumentalizzato, perché io penso che anche non era quello l'obiettivo di attaccare la persona, perché contro le persone non ci si accanisce mai e non ci si deve accanire mai, sia che sia di sinistra, che sia maggioranza, che sia opposizione, perché bisogna avere rispetto innanzitutto delle persone, innanzitutto dei lavoratori. Poi qualcuno non potrà essere d'accordo, potrà magari obiettare rispetto alla mia posizione, però l'essere umano viene prima di qualsiasi conflitto di natura politica, anche perché io il mio augurio è quello che domani la dottoressa possa avere un contratto a tempo determinato, anche se non è di Erchi, perché è una persona, credo da quel poco che ho potuto vedere in questo anno, una persona che viene al lavoro, che è rispettosa, che affronta il tema dei servizi sociali. Io ho affrontato un caso delicatissimo con una, diciamo, serietà credo unica e professionalità, che io che vado in diversi comuni, perché stando in politica ho amicizie con altri amministratori, è difficile anche trovare. Per cui l'augurio mio è anche quello del dottore, quello mi posso fare portavoce di questo, che la dottoressa venga fatto domani il contratto a tempo indeterminato. Ma perché io credo che un lavoratore ha diritto ad avere il posto fisso e io mi credo che questo sia la cura per la dottoressa con tutto il cuore da parte mia. Poi le polemiche ci sono sempre, diciamo ogni volta di evitarle, però è la politica, diciamo, quindi è impossibile. No. Sindaco, 2 minuti, poi chiediamo al consiglio comunale. Allora io però offendere non dico l'intelligenza, ma il modo di pensare, e in questo caso credo che venga offeso il modo di pensare, perché è lo stesso, un caso che non ha, però sicuramente con discorsi, con responsabilità minori, si è fatto, si posso fare l'ultimo consiglio comunale, quando prima si fanno i manifesti per diffamare il sindaco per la chiusura della strada, poi si viene il consiglio comunale, si propone solo pubblico agli stessi che prima si è chiuso la strada, è la stessa cosa. Allora io non accetto, credo alla moralità e alla volontà di Mimmo quando dice auguro all'assistenza sociale, ma non posso accettare quando dice penso pure al nome del dottore, perché così non è possibile scacciare. Cioè il dottore mi parla che non c'è un accadimento, è la stessa cosa che è avvenuta con gli altri, guarda caso l'accadimento è sempre da 2 o 3 figure. Cioè io non so come mai il consigliere comunale si accanisce, in questo caso dico si accanisce, perché quando viene la Procura della Repubblica e denuncia un procedimento penale nei confronti del sindaco chiedendo tutta la documentazione tirata da Zariello e chiedendo poi, ma c'è un consigliere che si chiama Marito Giuseppe, detto tutto, no? Dice che ci sta la denuncia. Allora, la documentazione è giusto che la prenda la Procura, ma la Procura non potrà mai portare un iter per l'assunzione della dottoressa Lanzarino. La Procura potrà eventualmente denunciare il sindaco se ha sbagliato la procedura, se c'è il loro nella procedura. Ma se la procedura è una procedura fatta a casaccio, la Procura
se ci sono le condizioni penali per un atto consumato da questa amministrazione, dico da questa amministrazione perché come ha detto Francesco, come ha detto Domenico, come ha detto, prima di parlare di stabilizzazione, siccome si parla di posti di lavoro, siccome avete guarda la mortificata, l'ho chiamata insieme a tutta la maggioranza, però ho detto guarda, non ti fa problemi perché c'è la volontà di tutta la maggioranza, proprio grazie a quello che diceva Francesco e Mimmo, a stabilizzare una professionalità che credo che con orgoglio posso dire abbiamo nel comune di Erti, non hanno in altri comuni. Io giuridicamente non mi capisco, però mi sembra di sentire parlare il mio Costantino quando dice ancora non l'hanno fatto, l'ho detto pure a me, pure professione non si potevano fare, non l'ho fatto, cioè secondo me è un consiglio che gli do, ti fidi della persona sbagliata, dici che la fine decidi tu, ma se è possibile che vengono date persone sbagliate, cambia di scena, raggiungiamo perché fino ad oggi si sta sbagliando tutto, cioè io magari mi vorrei il problema di un consigliere comunale, dentro un consiglio comunale che è stato servito da uno ha detto le pulizie ed è una presa per fare il forma giovane e c'è quello che fino a ieri rappresentava il ruolo di dirigente della segreteria e puntualmente mi sbagliano gli atti d'arrivare e c'erano quelli presi e messi per fare il altro compito di fare i messi comunali che puntualmente con malattie e ferie, questo non si pone il problema, questa è una cosa tragica, o visto che ha tenuto a dire documenti decisamente avuti, fa conto averli perché ci sono documenti decisamente passati, cioè la dichiarazione ha fatto questo documento che decisamente ho avuto, poi mi spiegate quale documento ha avuto illecitamente, visto che un consigliere comunale può avere accesso a tutti gli altri, però almeno devo chiudere perché il dottore già parlava. Io mi voglio associare, voglio prendere il discorso che diceva Francesco. Tiene presente che in questo comune, il sottoscritto, in questa e in altre amministrazioni, ma anche quando ero sindaco, abbiamo stabilizzato duratori e sono oggi dipendenti comunali, macellari e sono dipendenti comunali, metalmeccanici e sono dipendenti comunali. Forse qualcuno pretendeva che la montagna di doveva diventare una dirigente, ma ci sono pure gli anni di studio che uno deve fare per poter permettersi di raggiungere quei livelli. Se non ne può fare, ringraziarsi di Dio che di sotto la squadra tuffa è più una dirigente così chiaramente, scusando il dialetto, ma giusto per capirci, oggi dovrebbero dire grazie, no, invece sono i primi a ribellarsi. Non fa niente, fa parte del capo dell'amministrazione che ha il dovere anche di tirare le maglie e molte volte di mettere sulla giusta via e nei giusti ruoli i dipendenti. Ed è consentito che lo faccia, lo farò, al di là delle denunce, delle procure, del TAR, per il giusto funzionamento della macchina amministrativa. Cioè ci sono settori dove un dirigente ha tanti ruoli, tra cui pure quello quasi di scopare a terra, dove nessuno lo nota. Anzi, si continua a scrivere, si continua a denunciare. Ci sono ruoli dove per anni ci sono stati dirigenti che non sapevano passare il tempo una mattina, però quello era un dirigente preso più in considerazione, forse perché faceva poco. Però molte volte, ripeto, qualcuno, essendo limitato nelle sue forze, crea dei meccanismi contorti per cercare di bloccare l'eventuale avanzata della professionalità di altri. Cosa che voglio fare io, basandomi sulla professionalità. L'errore di Alba forse è stato che per molte volte è stata molto brava e incontro pure tante situazioni che in tante occasioni, prima di tutte quelle là della riservatezza degli atti, il sindaco non conosce. Io non so che cosa ha fatto il consigliere Scarciglia con l'Alba, come non so se il consigliere politico ha avuto a che fare con l'Alba, posso dire però a testa alta che c'è professionalità, che c'è professionalità che non viene riconosciuta da tutti gli altri. Allora una volta che il comune ha la fortuna di avere una persona professionalmente preparata, professionalmente idonea a svolgere a ricoprire un settore, è quello dei servizi sociali, non è un settore di lavori pubblici, che basta trovare quello dei servizi sociali, è quasi come il prete, come il medico, dove ci si trova a stare con le famiglie, a conoscere le famiglie, a conoscere situazioni che noi non conosciamo, che fuori hanno un aspetto e dentro ne hanno un altro. Ecco perché questa amministrazione ha voluto e porterà avanti questa stabilizzazione. E poi la voglio mettere a livello morale, come diceva Francesco. Una persona di 40, 45 anni, prendi il caso tu, che stai nella pubblica amministrazione, come ti sentiresti tu oggi con 2, 3, 4 figli a non sapere domani se ce l'hai il posto di lavoro o se non ce l'hai?
mi dici che non c'è accanimento. Come posso fare a dire che non c'è accanimento se si è andato a informare del povero, ci si giù la procura, ci si giù la notare, ci si giù la tutti i parti, addirittura si è andato a far vedere i parenti di Ricardo di altri comuni per vedere se sono simili a quelli dei comuni nostri, e mi dici che non c'è accanimento. La stessa cosa con le altre con le verticalizzazioni, cioè non c'è accanimento, dopo 3 anni ancora mi vedo la procura che viene a mettere sempre la stessa documentazione. Dottore, e perché questo accanimento? Perché giustizia? Io vorrei che però fosse la giustizia sociale, ma soprattutto la giustizia morale, perché quando io guardo in faccia mio figlio voglio essere sicuro di poterlo guardare, perché non ho fatto male a nessuno. Vorrei che la stessa cosa fosse stata fatta dagli altri, cioè far perdere il posto all'altra. Io non so quello che succederà, la porterò avanti, se avrò un posto che assumerò la responsabilità ce l'avrò rendo conto, ma sicuramente non è così nostro. Però sicuramente potrò dire, come dico agli altri, che ho sistemato 4-5 famiglie, vorrei dire ho sistemato un'altra famiglia, perché è già un grande successo. Cosa comporta se oggi verrà meno questo concorso, questa stabilizzazione, e ne dovrà prendere un'altra picco pallino, non so di che sia, che dovrò perdere 10 anni altri a formarla se avrà le stesse sue capacità? Cioè, che danno sta facendo? Perché sta accadendo? E ho fatto un insieme di parole, un insieme di ho nominato alcune persone, perché guarda caso, già sapevo che voleva parlare, perché prima sono arrivate le ancelle a ritirare gli atti, poi è arrivata la procura, poi è arrivata l'interpellanza. Gli atti io lo sapevo, glielo disse da qualche giorno arriverà la procura. Perché come si sentiva parlare di stabilizzazione, subito tutti gli atti, perché ce ne sono state altre fatte operazioni, però ti parlano su quello che vogliono parlare. E perché il lavoratore che lavora, è giusto che il lavoro sia rispettato, e rispetto anche, e se qualcosa è stata forzata ben venga, affinché si dia un posto di lavoro in più e sia venuto a farlo, però non ti viene raccontato tutto quello che può essere raccontato, ti raccontano una facciata sola. Ecco perché forse sarebbe bene approfondire e soprattutto guardare sempre la parte buona della medaglia, non guardare con occhio di chi ha scopi particolari, scopi non è così, tu non la già fai più, altre non andrò mai a chiedere il voto perché sei in un altro paese. Ripeto, tutti gli stabilizzati, cosa che non sta avvenendo nemmeno a Pisagna nel paese loro, sono uno di Torre e ieri tesserato del Sindaco, e ci sta il Zino dei Pisagni che appartiene allo Zino tesserato del PD. Io, se fossi stato un altro, prima mi sarei posto uno scopo egoisticamente politico, no, a me interessa, e sono contento di aver detto, due ragazzi oggi hanno un futuro assicurato, sicuramente ci saranno due famiglie che possono contare su un contributo minimo, un'alzata di mano costata, però con orgoglio posso dire sistemato più famiglie. Vorrei che la stessa cosa fosse stata fatta per altri, e finché ci sarò io ripeto, io sono convinto che andrà in porto, al di là di qualsiasi decisione, anche perché ripeto, la procura potrà stazionare a me, potrà portare gli altri, e gli altri stanno andando avanti, e sicuramente tra qualche giorno, spero, posso dire, ho sistemato un'altra famiglia. Grazie. Dal punto di vista umano io mi auguro, sì, non